particolare, quindi rispecchia in pieno tutte le professioni elencate fino a poco tempo fa. L'ultima posizione ha il volto dell'assaggiatore di cibo per animali. Chi ha sempre desiderato fare l'assaggiatore di cibo per animali? È una professione reale, non sto mentendo, non vi sto burlando, perché è anche ben retribuita e pensate, può arrivare fino a $70,000 l'anno. D'altronde la preparazione non è solo a livello di papille gustative, ma quindi oltre ad essere oltre ad assaporare appunto al gusto, ci vuole una preparazione anche dal punto di vista chimico e biologica, e oltre ovviamente a conoscere alla perfezione le caratteristiche del palato dei nostri amici animali. Quindi se avete questa predisposizione e questa curiosità, è sicuramente un lavoro che può fare al vostro caso. Magari se avete qualche altra professione da far entrare in classifica, me lo fate sapere. Prima di lanciarvi il prossimo brano, vi dico che questo è un brano estratto dall'ultimo lavoro del nostro amico Davide Van de Sfros, racconta di un popolo apparentemente nascosto ma che con antica fierezza si ostina a vivere e lavorare in modi che possono sembrare anacronistici e solo folcloristici. Un mondo pieno di grande dignità e forza di volontà. Lui sogniamo di averlo qui nei nostri studi, e Davide Van de Sfros con Gli Spaesati. Fem quel que sense frustar, fem pel que fem, quel que ens hem cui fa, i s'encomenarem a finir, ma sem ja m'ho partit. Siam nati contro mano, cresciuti contro vento, vivendo in contropiede, e siamo un controsenso. Facciamo lavori vecchi, con sogni mal pagati, lavori da ostinati, che sembrano svaniti. Siamo gli ultimi brandelli, di una bandiera vera, che non sai più se c'è, ma che una volta c'era. Capissum la fatica, gli sforzi della formiga, capissum è un progress, che sposta la cadrega. Ci chiamano paesani, ma siamo gli spaesati, i chiodi della storia, ormai arrugginiti. Abbiamo lunghe ombre, ripariamo la memoria, restare al nostro posto ormai è l'ultima vittoria. Sempre che sem, quel che sem sempre sta, fem quel che fem, quel che sempre fa, sta in due nare ma fini, ma semiamo partì. Siamo stati gli emigranti, siamo stati ritornanti, vi abbiamo riempito i libri credendoci ignoranti, ci hanno insegnato i trucchi per essere moderni, ci hanno fatto scrivere tutto e poi buttare via i quaderni, come fili sottili di un mondo che si scuce. Siamo l'urlo dello strappo che per adesso tace. Sembriamo senza tempo, sembriamo senza pace, ma chiamerete noi quando andrà via la luce. Ci chiamano paesani, ma siamo gli spaesati, varchiamo dei confini soltanto immaginati. Riconosciamo il nome del posto in cui viviamo, ma abbiamo perso il codice per capire chi saremo. Sem quel che sem, quel che sem sempre sta, fem quel che fem, quel che sempre fa, chissà in due nare ma finì, ma segniamo partito. Oh,
CRT, Working on a Dream. We the best. Radio CRT, Working on a Dream. Bentornati, bentornati, era Davide Van de Sfros con Gli Spaesati. Beh, non so se vi è capitato, specialmente a noi un pochino più vecchiotte, di cercare di capire un po' quali, come mai alcune foto escono splendide, invece noi non ci piacciamo mai nelle foto. È un dilemma che abbiamo condiviso con una mia collega radiofonica qui, che mi aiuta nella fazione più old rispetto a quella delle giovincelle di Radio CRT che spopolano il web con delle foto meravigliose. Allora ci chiediamo, ma il problema qual è? Il problema sono i filtri. Allora è venuta fuori questa combutta in casa, perché cerchiamo di capire un po' i segreti. Sappiamo che l'anno 2009 è stato quello in cui Instagram è diventato il social più popolare di sempre. Nello specifico questo è stato possibile grazie all'avvento delle storie, dei mini video o foto che restano online per 24 ore, e questa storia poi la condividi con i tuoi follower insieme ai momenti più divertenti e interessanti della giornata. Instagram però si differenzia dagli altri social, almeno nella parte iniziale, perché ha questi filtri meravigliosi che vengono costantemente aggiornati, che poi ti aiutano un po' a migliorare il tuo aspetto fino a stravolgere proprio quella che è il tuo prospetto frontale. Ci sono dei filtri meravigliosi come il filtro sparkling, questo mi segnalano, perché pare sia un vero e proprio miracolo, sia per la luminosità e sia per questi brillanti, bellissimi, che fa di questo filtro uno dei più apprezzati. Bellissimo anche il filtro di Kim Kardashian o della sorellina Kylie, che regala una pelle perfetta in ogni occasione grazie alle luci perfette. Intanto torniamo alla musica di Radio CRT, il suo ultimo lavoro si intitola Domenica e loro sono i Tiro Mancino. Fuori dalla finestra e cerco nuove emozioni. C'è quella leggera incertezza e piovono canzoni. Vola la mia mente su Roma e mi riporta negli anni Ottanta. Partitelle senza regole sotto casa, venivano ai rigori su una serranda chiusa, e nei cuori avevamo scoperto l'immenso tormento di quei primi amori che ci portiamo dentro. È già domenica, mentre fuori splende il sole, dentro nevica, perché a volte la tua vita si dimentica di quello che volevi te, volevi te. Mentre tu prepari la cena silenziosa in cucina, penso a come organizzare un'altra settimana. Se devo essere sincero, ho solo in mente di starmene con te, senza troppa gente. Perché è domenica, mentre fuori splende il sole, dentro nevica, come quando la tua anima si sbriciola, poi trova sempre il modo di ritornare. Thank you.
di Roma Ancino, domenica, Radio CRT, questa è Apriti Cielo. Io vi devo salutare, vi do appuntamento a lunedì prossimo, mercoledì e venerdì, sempre qui su Radio CRT dalle 10 alle 12. Tanti ospiti, parleremo di musica, di attualità e racconteremo sempre insieme la nostra umanità. Vi ricordo che la puntata è possibile riascoltarla sulla nostra piattaforma Spreaker o andando sul nostro sito www.crtradio.com. Vi saluto ricordandovi l'appuntamento con l'AISM, il sacchettino della mela che sostiene la ricerca contro questa malattia sempre più incalzante. Sto parlando della sclerosi multipla, Melito Irpino, 9:30, Piazza degli Eroi, domenica 3 ottobre. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ricordate sempre di essere felici. Buona giornata a tutti, ciao! Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream. Il programma è stato offerto da... Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 44 3004. Avete ascoltato Apriti Cielo, un programma ideato e condotto da Eddie De Michele.